tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Sicuramente vi ricorderete il video che ho pubblicato il 2 dicembre 2015, in cui ho fatto vedere la mia nuovissima connessione da 50 megabit della Telecom. Ebbene, questo è un aggiornamento di quel video, perché infatti il 17 gennaio 2015, a sorpresa, così senza neanche aver fatto nessuna richiesta, mi ritrovo attivata la 100 mega. Io ho pensato deve esserci stato qualcosa di sbagliato, invece a quanto pare automaticamente, una volta che i cabinati vengono aggiornati dalla 50 portante massima alla 100, automaticamente i contratti vengono aggiornati a loro volta. Fortunatamente questo non implica nessun cambiamento nel costo della linea, però la velocità è notevolmente migliorata. Infatti nel video del 2 dicembre si poteva vedere un massimo di 48 megabit circa in download, un 10-11 stentato in upload. Adesso vi faccio vedere tre nuovi speed test sui stessi siti di quel video, tranne uno. Al posto di testmy.net utilizzerò speedoff.me, che è un test sempre in HTML5, però molto più accurato rispetto a testmy, che ancora non conoscevo quando ho fatto quel video. E poi vi farò vedere i parametri del modem, scaricherò un gioco da Steam e caricherò due video su YouTube, stessi test quindi che ho fatto nello scorso video. Andiamo subito su speedtest.net, non mi interessa censurare l'IP perché tanto è dinamico e cambia in continuazione. Farò prima un test sul server raccomandato, che dovrebbe essere Palermo se non erro, infatti è il più vicino, però è anche uno dei server più lenti, però si può vedere che già la velocità di download raggiunge quasi gli 80, 78, 79. Picco massimo è stato di 79. Il prossimo test lo farò a Milano e poi il terzo e ultimo test su questo sito lo farò sul server di Telecom di Roma, che in teoria dovrebbe essere anche il server molto più accurato, perché diciamo è quello centrale della Telecom. 44 millisecondi di ping, 77.03 megabit al secondo, anche se ha toccato i 79, e 20.23 megabit di upload. Andiamo sul test di Milano, sempre ostato da Telecom Italia, e vediamo come ping 36 ms, già diminuito rispetto a quello di Palermo. Si può vedere che il download arriva tranquillamente ad 82, 83, sì, download arriva ad 83 megabit al secondo, nonostante il mio modem come portante massima riesce a raggiungere i 90.000 senza problemi. Tuttavia nei test il limite massimo che riesco a raggiungere è sugli 83-84, non so per quale motivo. E come upload 20.34, il doppio rispetto allo speed test di dicembre. E come terzo e ultimo test su questo sito andiamo sul server di Roma, ostato sempre da Telecom Italia. In questo server ottengo sempre il ping più basso rispetto agli altri, ovvero 26 millisecondi. Come download raggiunge gli 84 senza nessun problema, e quindi diciamo riesce a raggiungere una velocità più alta rispetto a tutti gli altri server italiani. E come upload riesco a raggiungere i 20 avanti, dai, eccolo qua, 20.22. Adesso passiamo al test in HTML5 su speedoff.me. Faccio quindi diversi test su diversi siti come ho fatto l'altra volta, per fare un video molto più completo, ecco, di testing di questa connessione. Si può vedere che riesco a raggiungere tranquillamente gli 84,
fatto il picco massimo di 84, 85, 86 addirittura. Quindi il picco massimo in HTML5 è stato di 86.69 megabit al secondo, mentre su speeddest.net non ci è mai arrivato, al massimo è arrivato a 84 nel server di Roma. Farò altri test anche in altri server sparsi per l'Italia per vedere se riesco a trovare qualche server un pochettino più potente. Mentre l'upload, per qualche strano motivo, arriva a 10.32, ma penso sia un problema del server su cui ho stato questo test. E poi ovviamente, come ultimo test flash, faccio quello di Google Fiber, come ho fatto nello scorso video. Ovviamente cablato, perché il mio PC fisso è connesso direttamente al modem tramite cavo Ethernet. Il ping è molto alto, 160 millisecondi, per lo stesso motivo per cui vi ho spiegato l'altra volta, perché questo test qua è ostato in America. Stesso motivo per cui ottengo un download relativamente basso rispetto agli altri test. Il test su Google Fiber è abbastanza ottimale da fare su una linea 50 mega, mentre su una linea 100 mega in Italia non è proprio il test ideale per testare la connessione. Soltanto l'upload riesce a trarne il vantaggio. Si può vedere che sul test di Google Fiber il massimo di download che ho ottenuto è circa 40 megabit al secondo, mentre l'upload dei 20 megabit al secondo. Speedoff.me invece, il test HTML5, ha raggiunto al massimo sui 10 megabit al secondo, ma questo, ripeto, dovrebbe essere un problema del server su cui ho usato il test. Facciamo anche un test su testmy.net, già che ci siamo, lo stesso sito che ho utilizzato nello scorso video. Anche se per qualche strana ragione è il test più lento di tutti. ...5.8 megabit al secondo, 46.5 megabit per secondo. Soltanto l'upload, di nuovo, riesce a raggiungere la velocità, diciamo, reale, o quasi. 17.5 megabit al secondo, 2.2 megabit al secondo di upload, mentre il download si può vedere che è di nuovo stentato verso i 48 megabit al secondo. Infine vi faccio vedere i parametri del mio modem. Si può vedere che la velocità massima di trasmissione che riesce a raggiungere sono 23.905, quindi 23 megabit, mentre in ricezione 91.800, quindi 91 megabit, nonostante nessuno speed test che ho fatto finora sia mai riuscito a raggiungere i 90. Questo non so per quale motivo. Adesso faccio un test su YouTube, proverò a caricare due video proprio come l'altra volta. Caricherò prima un video abbastanza leggero di 21,3 megabyte per vedere quanto ci mette. Ecco qua, praticamente appena appena 5 secondi, 10 secondi così, è già ha finito di caricarsi. E poi un video più pesante di 775 megabyte e in circa 5 minuti si può caricare su YouTube. Io in teoria 700 megabyte di video non riesco mai a raggiungerli, quindi questo test che sto facendo è completamente destinato, diciamo, a coloro che caricano video molto pesanti, senza compressione, eccetera eccetera. Vediamo invece un video di 111 megabyte, che diciamo
solitamente i video che carico pesano sui 200-150, così, perché io li comprimo sempre con Vegas e li renderizzo in un formato molto leggero, appunto per evitare di starci ore ed ore. Anche se ora non devo più preoccuparmi di questo problema, perché posso caricare tranquillamente in 10 minuti al massimo. E si può vedere che un video di 111 MB ci mette più o meno un minuto. Adesso facciamo un download da Steam. Scaricherò un gioco di 3 GB, Twin Sector. E vediamo un po' quanto ci mette all'incirca. Steam è un programma che mi dà un piccolo problema sin da quando ho la fibra. Questo problema non si è verificato quando ho fatto il video l'altra volta nella linea da 50 mega appena attivata, però ora col corso del tempo mi si è presentato diverse volte. E in pratica, dopo qualche minuto di download, improvvisamente l'utilizzo della rete, il download, la velocità scende di picco a 0 byte al secondo e poi risale di colpo a 6.67 megabyte al secondo. Non so per quale motivo, ma lo fa soltanto Steam. Ho provato anche diversi server: Italia, Germania, Svizzera, Russia, LAN Event Europa, LAN Event America, Iceland e Greenland, che è quello che sto usando adesso, perché dicono tutti che è il server migliore per Steam per scaricare i giochi. Si può vedere che raggiunge gli 8.2 MB al secondo da questo server comunque. Però ogni tanto mi si presenta questo problema, ovvero che la velocità di download scende di picco a 0, si blocca per qualche minuto, qualche secondo, e poi riprende a scaricare. Oppure a volte si blocca completamente e devo riavviare anche Steam. Ripeto, soltanto Steam mi dà questo problema, non me lo dà nessun altro programma, né Origin, né Battle.net, nessun altro programma, neanche Google Chrome. Quando scarico ad esempio qualche file pesante da Chrome, al massimo arriva a 5 MB al secondo, non riesce a raggiungere i 7.7, io ho gli 8.5 come invece riesce a raggiungerli Steam. Però è veramente un problema fastidioso, non so da cosa derivi. Inoltre sembra che sia l'unico in tutto il mondo ad avere questo problema, perché facendo delle ricerche su Google non trovo nulla al riguardo. Come si può vedere, diciamo che un gioco di 3 giga lo scaricherei in circa 3 minuti, 3-4 minuti, ad 8.5 MB al secondo, costanti ovviamente, perché considerando anche la connettività che ogni tanto scende di picco a 0, come vi ho appena detto, diciamo che un gioco di 3 giga lo scaricherò in circa 6-10 minuti massimo, diciamo, considerando questo problema. Però se fosse un download costante ad 8.6, 9 MB al secondo, lo scaricherei in 3 minuti tranquillamente. Come si può vedere, i miglioramenti rispetto al 30 novembre ci sono stati e come. La linea aggiornata dalla 50 MB alla 100 MB è stata un grandissimo successo, e tra l'altro anche imprevisto, perché non ho fatto nessuna richiesta, ripeto. E sono soddisfattissimo del servizio della Telecom, spero che la linea continui ulteriormente a migliorare, perché una connessione molto veloce mi favorisce anche molto, ma molto, supporto per Twitch e YouTube, visto che finalmente posso streamare anche in 1080p grazie ai 20 megabit di upload. Non devo più limitare il bitrate a 1800, ma posso spingerlo un pochettino anche a 2000-2100, non più di 3500, però altrimenti Twitch mi banna lo stream. E diciamo che posso finalmente streamare anche a 60 fps, teorici, perché come sappiamo bene la connessione media italiana non riesce a supportare un stream del genere, quindi devo per forza limitare lo stream a valori bassi, sui 2000-2100. Comunque sia, farò un video a parte su OBS, sui settaggi di OBS ottimali per lo stream su Twitch, e spero che questo video di aggiornamento della connessione internet vi possa essere d'aiuto nel caso consideriate un acquisto della linea da 100 MB della Telecom. Questi sono, diciamo, i valori che io riesco a raggiungere con questa linea.
Detto questo, ragazzi, vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti.